presentata alla stagione 2014-2015 del Teatro Stabile di Napoli, oltre 20 lavori distribuiti tra il San Ferdinando e le due sale del Mercadante. De Filippo, Molière, Chekhov, Beckett, Pirandello, Viviani, il direttore Luca De Fusco punta soprattutto sui grandi classici e su spettacoli di ampio gradimento. Dopo l'apertura a fine ottobre con Le voci di dentro, omaggio a Eduardo nel trentennale della scomparsa, saranno in scena fra gli altri il Giardino dei ciliegi dello stesso De Fusco, il Sindaco del Rione Sanità di Mario Sciaccaluga, la Sinfonia d'autunno di Bergman nella versione teatrale diretta da Gabriele Lavia. L'abitudine che noi proponiamo di variare agli spettatori è fondamentalmente quella di venirsi a vedere tre volte Giacinto Palmarini, che fa tre ruoli diversi in Chekhov, tre volte Gaia Prea, tre volte la compagnia del Teatro Stabile. Questa è una cosa tipicamente tedesca ed è estranea alla cultura del teatro italiano. In stagione anche Antonio Latella, con C'è del pianto in queste lacrime, presentato 2 anni fa al Napoli Teatro Festival, e Emma Dante con le sorelle Macaluso, che ha debuttato lo scorso gennaio proprio al Teatro Mercadante. Dobbiamo stare molto attenti a fare delle operazioni che comportino dei numeri positivi. Mi spiego, quando si ha un fatturato triplo, quadruplo rispetto al nostro, si possono anche rischiare due spettacoli che non hanno esito di pubblico. Tanto il bilancio è tale che ci si può anche consentire il flop, che è un dovere diritto di un teatro pubblico, concordo con lei in questo. Ma in questo momento la nostra situazione è talmente delicata che noi dobbiamo cercare, facciamo già talmente il passo più lungo della gamba, che dobbiamo cercare di farlo corredandolo con tutte le garanzie del caso. Lo Stabile di Napoli si candida oggi alla qualifica di teatro nazionale, un riconoscimento che lo situerebbe fra i centri d'eccellenza del teatro di prosa italiano. Lo Stabile è una parte determinante, vita culturale della città. Ora abbiamo di fronte una sfida impegnativa da cui dipende molto del futuro culturale di Napoli, quella di ottenere la denominazione di teatro nazionale. Cosa che a Napoli spetterebbe di diritto, mi permetto di dire, perché Napoli è la capitale morale del teatro europeo ed italiano. È anche un problema di quantità, di strutture, e quindi dobbiamo molto investire risorse perché questo obiettivo venga raggiunto. Questo progetto ha bisogno di uno sponsor. Non è possibile che gli industriali napoletani, la Camera di Commercio, le grandi istituzioni bancarie che vivono in questa città non si possano far carico del fatto che, se noi ci riusciamo, portiamo 1 milione di euro all'anno in più per i prossimi 20 anni al teatro napoletano. La vita culturale della città sarà segnata per i prossimi 20 anni da questa decisione. Quindi tutta la città deve far proprio questo obiettivo, e io dico che anche le forze economiche della città devono sentire che, proprio perché parliamo del futuro culturale di Napoli per i prossimi 20 anni, parliamo del suo sviluppo e del suo avvenire, e quindi anche del suo avvenire economico.